una strada quanto mai necessaria. Questa introduzione è già finita e si conclude con una domanda a Lamberto, ovviamente, a ciascuno di noi. Ci stai? Te ci stai? Dalle risposte dipenderanno le conclusioni di questo incontro che tireremo insieme. Cioè, ha vinto grazie alle frodi di Berlusconi, quindi Rossi potrebbe pagare lo stesso dazio, ha fatto una legge elettorale in pratica calata sulla sua persona, addirittura ci sono previste due possibilità di premio di maggioranza, una forza politica minoritaria, cioè chiunque vinca in Toscana oggi sarà la minoranza della Toscana. Questo è un rischio da portare avanti dei progetti che spesso sono devastanti per il paese. Una piccola introduzione, poi vado a quelli che secondo me sono i temi che vorrei portare avanti in campagna elettorale, e ovviamente saluto tutte le forze politiche, le persone che sono venute qui oggi e prevalentemente poi anche gli altri della lista che non ci sono, ma vedo Benedetti e Lami che saranno in corsa insieme a me, e quindi una squadra dove non ci sarà l'idea di mandare lui o l'altro, ma l'idea di avere la massima rappresentanza possibile, perché Livorno è importante che esista, non soltanto è importante sì, ma è importante che sia presente regione Livorno di sinistra e la provincia di sinistra di Livorno, perché Livorno, Piombino, ma anche altri territori della provincia sono nella corsia inferiore della Toscana. La Toscana non è un elemento compatto, la Toscana ha due corsie, una Toscana che comunque soffre e una Toscana che è invece in uno stato di sofferenza totale, Livorno, Piombino, Massa. Quindi è importante proprio che ci sia qualcuno che rappresenta questo e che non sia dentro la logica dei signorsì. L'Italia è un paese stranissimo dove sempre chi ha governato, e sia nelle situazioni che in Italia noi abbiamo avuto uno schema R, uno schema rinascita, lo schema di Licio Gelli che voleva appunto l'abbattimento dei sindacati, un senato non elettivo, di togliere alcuni elementi intermedi come le province. E oggi tutto questo, non dico che è un collegamento, che è una cosa, però tutto questo sta avvenendo. No? E quindi dei poteri forti si stanno davvero muovendo in questa direzione, e questo quindi non è più il momento di dire osservo, contrasto, questo è il momento di essere. La linguistica dà proprio l'idea di regime, qualcosa che è immediatamente positivo, come quelli che fanno referendum per avere un mondo migliore, cioè un'idea estremamente generica che però poi ha un preciso scopo: diminuire la capacità critica, far entrare gli sponsor nella scuola, perché io sono sicuro di una cosa, che Renzi tornerà indietro sul potere dei dirigenti, ma non ci sarà da esultare, perché se il potere dei dirigenti, come qualcuno già dice, non sarà più dei dirigenti, ma da quello che ora chiamiamo consiglio d'istituto e diventerà consiglio d'amministrazione, c'è un passaggio nella buona scuola, dove si dice non sarà più possibile con le risorse pubbliche mantenere il sistema dell'istruzione pubblica. Che non è un ossimoro, è qualcosa di devastante. Vuol dire che serviranno soldi dei privati, e i privati, filantropi esistono ma sono pochi, il privato che si inserisce nel consiglio d'amministrazione di una scuola vorrà dettare legge su programmi e vorrà dettare legge anche sul reclutamento degli insegnanti, che diventeranno tutti precari in un'ottica di eguaglianza alla rovescia. Cioè, siccome qualcuno ha diritti e qualcuno no, tolgo diritti a tutti, alimentando la guerra dei poveri contro poveri. Un atto che non è per niente folle, è un disegno devastante. Quando una forza politica, un governo, va a toccare la scuola per peggiorarla, per regalare un bene pubblico che nemmeno nel liberismo spinto si è mai pensato di farlo diventare questo, in nessun paese esiste una riforma come questa, no? Nemmeno negli Stati Uniti, dove se ne parlava anche stamani, esiste cultura pedagogica, esiste altro come compensazione, renderebbe l'Italia in una situazione fuori da un meccanismo di civiltà, di sviluppo, di progresso. Non con noi ovviamente, perché anche con noi chi votare, sappiamo chi votare. In caso di ballottaggio tra altri partiti, che scelta faresti te? Che indicazione faresti te al secondo turno? Questa è la domanda che ti faccio,
al quale non dico se mi va bene o non mi va bene, ma chi mi conosce sa cosa penso. Allora, al di là del fatto che davvero non lo dico perché qui è Alberto e perché è grosso, io, cioè, per me la preferenza data Alberto, data Oriana, data Lami è una preferenza che comunque arriva alla lista, sì, e quindi veramente noi dobbiamo fare un gioco di squadra. Però io in questo caso specifico non avrei dubbi per i danni che Rossi ha fatto, e non essendoci alternative credibili, per cui non esiste qualcuno che potesse votare al ballottaggio, perché abbiamo visto che non possiamo lasciare una gestione in una dimensione improvvisata, non possiamo sicuramente andare a chi dichiaratamente di destra. Io in caso di ballottaggio non darei nessuna indicazione. Ovviamente se ci ha fatto